Ma senti Matti, non li voglio questi due. Pronto, regia? No, non era, no, no, non erano nel, no, nel contratto non c'era niente. Come? Ma quale postilla? Ma voi stai fuori, non li voglio questi due. Come sono già qui? Come siamo in onda? Come siamo in onda? Siamo in onda? Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti nel nostro podcast, il podcast del corso di e-learning. È con grandissimo piacere e un forte entusiasmo che vi voglio presentare i due ospiti di questa trasmissione. Abbiamo in primo luogo Dimitri, che è il ministro dell'istruzione pubblica della Siberia. Buongiorno, caro Albert, buongiorno, sono Dimitri. E poi abbiamo Franz, il ministro dell'istruzione della Sassonia. Buongiorno, tempe e betod. Io sono Franz, ministro dell'istruzione di Sassonia, sì, buongiorno. Buongiorno cari ospiti, sono molto felice di avervi qui e vi do subito la parola affinché possiate raccontare ai nostri ascoltatori in che modo eccezionale, con quali misure straordinarie ed efficaci voi siete riusciti a risolvere nei vostri paesi il problema dell'e-learning, della didattica a distanza. Cominciamo con Dimitri. A te la parola, caro ministro dell'istruzione della Siberia. Sì, caro Albert, io devo spiegare a te che il nostro problema molto, molto importantissimo è che insegnante in Siberia insegna con iPad. Lui sale in cattedra con iPad, sale sopra cattedra e parla per ore. Quindi insegnamento di iPad addormenta il nostro studente che inizia a ronfare durante lezione di insegnante con iPad. Ronfamento porta poi a disagio terrificante perché lui dimentica di mangiare, diventa più debole, si ammala, virus, coronavirus, lo becca studente in tavolo addormentato e quindi ospedale pieno, morti di tutte le parti. 4 milioni di studenti sono ridotti a 150.000 studenti nel giro di 2 mesi perché insegnante insegna con iPad e iPad favorisce diffusione di coronavirus. Capita, situazione parecchio tragica, caro Dimitri. Tutti questi morti vanno le nostre condoglianze, ma mi devi spiegare quali sono le soluzioni che avete adottato per risolvere questo problema. Sì, io spiego a te, sì, soluzione molto semplice, noi sostituito il piede con iPad, noi dato tutti iPad a insegnante, tutto iPad a studente che studiano con iPad e non con iPad, quindi problema risolto, anzi tutto studente che erano morti sono risuscitati da tomba per prendere iPad e studiare con molto volentieri, quindi lui è ritornato a 4 milioni di studenti, sì. Fantastico, quindi il vostro paese ha investito delle somme ingenti per comprare milioni e milioni di iPad da distribuire a insegnanti e studenti. No, tu non capisci, Albert, tu non capisci proprio niente di questo, noi non abbiamo soldi, dove si vede un paese ghiacciato, tutto ghiaccio, gente non esce di casa perché si congela, soldi non esistono perché è tutto congelato, no, che spesa? Noi cambiato lettera di alfabeto, iPad, iPad, molto semplice, questo non è costato niente di niente, in programma di insegnante lui, anziché scrivere io insegno questo programma con iPad, lui scrive io insegno questo programma con iPad, costa zero, risolto problema di distanze, learning no problema, basta una, voi avete alfabeto, no? Sì, voi civiltà evoluta con alfabeto, voi potete sostituire lettere di alfabeto e risolvere ogni problema di didattica a distanza, sì, è semplice. Sì, vabbè, ok Dimitri, va bene, ascoltatori, ma avete potuto sentire che come diciamo in Siberia il ministro dell'istruzione siberiana risolve il problema della didattica a distanza. Vediamo se le misure invece adottate in Sassonia possono essere più utili da prendere diciamo come esempio, come fonte di ispirazione. Allora Franz, ministro della pubblica istruzione sassone, ci dica come avete risolto il problema della didattica a distanza e-learning. Grazie.
grazie per questa possibilità di intervenire e spiegare al popolo italiano come noi avere risolto il problema. Problema di distanza, essere legata al virus che lui arriva, copre molta distanza, colpisce studente, colpisce insegnante, spam, studente morto, insegnante deceduto, una moria pazzesca in Sassonia. Virus colpisce più di Sasso in Sassonia. Voi sapete che nella nostra storia tanti sassi hanno ucciso la popolazione di Sassonia, ma virus questa volta più pericoloso di Sassa. Allora noi, per difendere studente da virus e garantire sua possibilità di istruzione, noi abbiamo messo maschera, maschera a studente, maschera a insegnante, e risolto ogni problema di didattica a distanza. Vabbè, ma la maschera l'abbiamo usata anche noi, cioè tutto il mondo usa le maschere, ma questo non risolve, non c'entra niente con l'apprendimento. Cosa c'entra con l'apprendimento? Non è che se metti una maschera impari meglio a distanza. Non ho, vuole spiegare meglio che cosa significa questa, questa cosa che voi avete fatto con le maschere? No, voi non capite proprio questa trasmissione, per poveracci che non voi capite proprio, Alberto, che... Cosa devo spiegare? Allora, molto semplicemente, noi non possiamo lasciare studente a casa sua. Impossibile studiare a distanza. Cosa insegni a distanza? Non insegni un accidente niente. Quindi, studente e insegnante devono continuare a venire a scuola. Ma come fanno a finire a scuola se c'è virus inagguato che colpisce studenti, colpisce insegnanti? Situazione molto grave, noi abbiamo studiato problema e risolto con maschera. Perché maschera? Perché studente e insegnante vengono a scuola con propria identità. Lui si chiama Franz Landau, insegnante si chiama Kurt Miller, per esempio. Quindi virus lui identifica insegnante, identifica studente, sa, colpisce, patapam, studente, muore, insegnante, muore. Questo non va bene per niente. Quindi, noi distribuito milioni e milioni di maschere di carnefale a insegnante e studente. Studente viene con maschera di Batman un giorno, giorno dopo viene con maschera di Linus, giorno dopo viene con maschera di Maga Magu, maschera di Paperino e Topolino. Lui ogni giorno cambia maschera, virus non capisce più niente, non sa chi colpire, e tutti sani, salvi dentro a scuola che grazie a maschera possono studiare. Questa è situazione trovata, soluzione di Sassonia. Personalmente io Franz, ministro di Sassonia, ho trovato soluzione di maschera di carnevale, onde per cui da noi Sassonia è carnevale tutto l'anno, carnevale a scuola, carnevale a casa, carnevale ovunque, tutta gente con maschera, coriandoli, feste, e virus muore lui perché non trova studenti, non trova insegnanti. Molto chiara, semplice, sì, soluzione, vabbè, regia, soluzione, dai, logica, tipicamente pronto, regia, Sassonia, regia, sì. Regia, chiudiamo qua per favore. Cari ascoltatori, avete avuto il piacere di sentire le opinioni di due illustri personaggi, ministro dell'istruzione della Siberia e della Sassonia, con le loro idee e le loro soluzioni. Noi ci vediamo all'interno del corso, spero che le soluzioni non siano queste, mettiamoci al lavoro per prendere le distanze dalle soluzioni trovate in Sassonia e in Siberia. Un saluto a tutti, arrivederci, a presto.